se penso che il pilota faccia la differenza in una grossa percentuale, l'elettronica influisce anche lei in una parte all'andamento della gara, ossia il pilota tramite l'elettronica può scegliere se avere una moto un po' più aggressiva o un po' più dolce e guidabile. All'interno del team c'è una bella armonia fra tutti, se è una squadra, lavori per Yamaha, l'obiettivo di Yamaha è vincere le gare e allora vale la pena lavorare tutti insieme. Se uno trova una novità o una cosa che va meglio per tutti e due i piloti, è giusto che tutti e due ne sfruttino, provare a vincere sempre. Siamo sempre in quattro e si vive sempre in un camion, cioè, perché loro li vedi più della fidanzata, più della famiglia, più di qualsiasi altra persona, e non te li sei scelti. Te l'hanno messi lì, dici, allora devo lavorare qui, quelli sono le persone che ci devi lavorare insieme. In totale siamo 15 persone, non tutte vengono alle gare perché abbiamo un gruppo che si occupa di ricerca e sviluppo e rimane sempre a Langhirano, dove è la nostra sede. Dormiamo insieme nel camion, è comodo, hai sempre il tuo letto, hai sempre le tue cose. È un po' come una seconda casa fondamentalmente, ci passiamo anche tanto tempo, quindi ci si sta abbastanza bene. Chiaro che sei sempre dentro uno spazio piccolo in magari 4, 5, 6, quindi bisogna sempre un po' cercare di fare dei compromessi e di adattarsi un po' anche alle usanze e abitudini degli altri.